stanchi, dovete andare a dormire domani, no? No, cioè stasera, perché domani si lavora. Ma quando è che dormite voi? Andiamo avanti? Sì, no? Guarda, è che non vi sento, ma siete così lontani. È bene così? State bene così, sì? Ok. Come facciamo adesso? Ah, quella mi piace, no? Già ho visto lì che hanno appeso il manifesto, i miei americani. Vediamo un po' come fa. Sempre giù. È l'autostrada che va verso il mare, ma quale mare? È una raffineria, si cambia solo solo per ritornare. Bisogna fare qualcosa, perché così non va. Guardali tutti lì con quelle facce sempre giù. Cantate insieme a me.
siento. No, voi non so se avete fatto caso, cioè noi per far vedere che questa cosa è tutta dal vivo, ogni tanto io sbaglio le parole. Voi avevate già notato questo stile. Non è che faccio apposta, vero? Tu hai sbagliato mai stasera? Una volta? Era raccolto. Quanti? 10. Che come passa il tempo. No, lui mi ricordava che quest'anno festeggiamo il 10° anno della nascita di lui e gli Amici del Re. Quindi io non è che farei un applauso, non lo farei per niente. Di più. Quindi noi sono 10 anni che andiamo in giro per tutta l'Italia e non solo, anche all'estero. Poi veniamo spesso qua giù quando il nostro amico ci chiama, è vero? E poi siamo anche su Facebook, che Facebook è in internet, no, è internet che è in Facebook, non mi dimenticavo, perché io sono sempre lì, amo molto questi strumenti. Lucia Parisi. Presente. Stefania Primo. Presente. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Senta, professore. Sì, dica. Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente? Chi? Lei. Beh, vede ragazza, guarda la telecamera, e questo sì. Io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incomunicati. Capisci? Che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. Adesso. No, stia in piedi per favore, che non ho finito di parlare. E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto prise in colinensi na inciuso, che vuol dire amore universale. Quindi se voi dovete fare un gesto d'amore verso qualcuno, non c'è rimasto più nessuno, sono solo io, basta che diciate prise il colinensi nel ciuso e tutto vada giù. Adesso voglio vedere se siete appunto preparate su questa cosa. Prise il colinensi nel ciuso. You the call me say what prise il colinensi nel ciuso. Alright. What?
so high. You don't know what to say, what is in the conversation, so all right. You wanna stay, you the call all time. You wanna have the golden, please go. Check the bite, be the home, they want to stay in the beat, the home. Abbiamo saputo che cercavate qualcuno per inserire nel complesso. Chi l'ha detto? L'abbiamo saputo. E chi ci sarebbe da inserire qui? Lui. Ah sì? Bravo, eh? Lo vedo. Lui fa tutto. Sì, sì. Lo vedo un po' nervoso però. Sì. Sì, però c'ha un difetto. Sì, quello lì. Sì. Sai, no, a dire la verità, a me servirebbe qualcosa. Sì. Servirebbe una voce maschile. Oh, lui è un cantante. Sì, è un cantante? Quando canta è un usignolo, Va. Dai, sentiamolo, dai. Dai, devi cantare, dai. Sentiamolo canta. Rose, rose. No. Aspetta, dai, facciamo partire l'orchestra, no? Rose, rose per te. No, fallo stare giù. È bravo, eh? No, è bravo, però sai. Io pensavo che lui facesse una cosa. Oh, dove vai? Prendilo che vieni. Dove vai? Il campanile ha suonato, non hai sentito? Stai calmo, stai calmo, giù. No, questo bisogna stare un po' a distanza. Stai calmo. No, non serve il cantante. Io l'avevo cercato. Lui fa tutto, eh. No, io un ballerino cercavo, stai a essere un ballerino, perché hai sentito prima, noi facciamo musica rap. Lui balla il rap, eh? Ah, lui balla anche il rap? Sì, l'ha inventato lui, il rap. Ma vediamo come balla il rap, dai. Dai, devi ballare, dai. Aspetta che. Aspetta, no? Basta che è un ballerino, è forte sto ballerino. Bravo, eh? Sì. È bravissimo. Ma Dopalla è un peso piuma. È un peso piuma, sì. Visto? Sì. E... Prima era un peso massimo. Però sai... È tre mesi che non mangia più. Facciamo una cosa, guarda che... Riprendilo che è partito tutto. Vieni qua, il campanile, t'ho detto, il campanile.
No, stai calmo, stai calmo. Stai calmo, dicevo. Sì. È meglio che lo porti via. Sì, che lo vedo, se più passa il tempo più lo vedo nervoso. Ecco, no, riprendilo che. È un difetto che c'ha. No, no, ma riprendilo che. Vieni qua, stai calmo, stai calmo. Stai calmo. non è facile. E senti, accompagnalo fuori, dai, che... Sì, un momento, stai calmo, si deve calmare, perché io... Stai calmo. Stai calmo, perché... Guarda l'uccellino! Oh, 1, 5, 4, no, 10! Chi ha vinto? Tu, io, ho vinto! E questo rimane qui. Ehi, come va? Oh, chi ha vinto? È tu! Ho vinto! L'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua, e è partita per le spiagge e sono solo qua su città, sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Yeah.
Grazie.